Salve a tutti ragazzi, sono Bertra e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo tornati con la frizione, la friendzone e tutte quelle cose brutte che iniziano per zone. Finiscono per zone, non iniziano, va bene. Mi raccomando, 10.000 like e partiamo subito perché sì. L'oggetto di Amazon di oggi è una sorpresa ed è in descrizione, andate a vederlo. Buonanotte Valeria, visto che non mi basti mai spero di sognarti questa notte. Chissà che amore. Mi chiamo Valentina però. Ah, certo. Oh, cazzo. Cosa ho scritto alla mia ragazza allora? Merda. Questa è degna di fiabe brevi che finiscono malissimo. Senti, ma mi vuoi rispondere al telefono? No. Ma Cristo, ma davvero fai? Ti dovevo chiedere alcune cose per il cane. No. Io ti giuro non ho parole. Hai pure il coraggio di fare tu l'offeso. Certo, certo. Beh, mi hai lasciato. Mi hai cornificato. E tu come fai a saperlo? C'è stato un momento di... ma veramente... Wow, ma come cazzo? Oh merda, non dovevi. Ah, vabbè, allora hai ragione tu. Ciao. Lo sai come faccio a saperlo? C'era un continuo. Tu non mi ami. Ah, ok, tu mi cornifichi, io sono quello che non ti ama, ok. È così. Ma tu sei scemo, ma che cazzo hai nel cervello? Se tu mi amassi non avresti fatto quello che hai fatto. Cosa? Ma che cazzo ho fatto? Guardarmi il telefono. Ma avevo ragione infatti. Sì, ma se non l'avessi fatto a quest'ora non ci saremmo lasciati. Ah, certo, io dovevo vivere da cornuta. Sì, perché se tu ami davvero una persona non fai quello che hai fatto. No, vabbè, tu mi stai prendendo per il culo. Sono su qualche candid camera, non è possibile. Non c'è niente da ridere, Giada. No, infatti. Ora ti spiego. Se tu ami una persona e vuoi stare con quella persona, non vuoi che finisca, giusto? Sì, infatti non è finita per colpa mia. Rispondi solo sì o no. Sì. Beh, se tu ami davvero una persona e non vuoi che finisca, non cerchi il pretesto per lasciarlo. Se hai un sospetto, te lo tieni e non gli guardi il telefono, così continui a stare con lui. Io non te l'ho mai guardato. Dov'è l'H? Dov'è l'H, coglione? Questo sembra un papino pancino comunque. Se tu vuoi bene a qualcuno, non fai le cose e vivi da cornuto, ma piuttosto ci stai. XD. Comunque, boh, bravissimo lui. Da prendere a manate a due finché non diventano dispari. Però apprezzo il tentativo di fare proprio il girone. Boom, ed è colpa di lei. Un genio del male. Un po' ritardato, ma un genio del male. Guarda che i ragazzi fanno la fila per me. Infatti i prezzi bassi attirano i clienti. Così. Ricordate sempre, se una vi dice sì, guarda, ho 2000 altri spasimanti, mandatela a cagare subito. Subito, subito, subito. Perché la gente che fa hihi, ma io sono voluta da tutti, il male. Mi manchi, tu no. Che stronzo. Non ti offendere però. Ma che cosa? Che cazzo è sta cosa? Cos'è questo messaggio, questa chat, questo tutto? Scritto alle 10, risposto alle 15, l'altra risposta alle 17. Che cazzo è? Cosa fate? Lavorate in fabbrica? Non so. Sono confuso da tutto. Amore mio, ti ringrazio per i bellissimi momenti passati insieme, sono stata benissimo con te. Ho veramente trovato una gioia che tenero, apriamo il messaggio intero. E ho veramente trovato una gioia in tantissime occasioni con te al mio fianco. Ti volevo dire che mi ha scritto il mio ex e mi ama veramente, non so che fare. Ho riflettuto molto prima di prendere questa dolorosa decisione. Addio. Ma che cazzo? Bene. Beh ragazzi, è stato molto bello. Partitina risico. Come fa la gente ad avere 12 anni così tanto? Cioè 20 anni dovresti averli passati da 8 anni 12. Scusami, ma ti tenevo tra i suggerimenti. Allora volevo vedere chi eri e per sbaglio ti ho aggiunta. E per sbaglio mi hai messo 2 mi piace e disgraziatamente mi hai anche contattato. Gli approcci su Facebook sono tra le cose più tristi che il mondo abbia inventato. Insieme ai like tattici su Instagram per accalappiare fighe. Che non funziona ragazzi. Il ragazzo che mi ha frenzonata mi ha appena invitato a mettere il like su Boom Friendzone. Ok, allora dillo che vuoi le botte. Ah, ogni tanto è proprio bello vedere che una tipa viene frenzonata e non solo noi maschietti sfigati. Anche se continuo a dire la frenzone, solite boiate del cazzo, XD, non sono uno zerbino di merda e non so mettere un punto alle cose quando è il momento. Vabbè, andiamo avanti. Usciamo una sera, dai. Offro io. Ho trovato 5 euro sul tram. Però prendi qualcosa che al massimo costa 5 euro, eh. La poracitudine level 2000. Madonna. Però al massimo 5 euro, eh. Cioè, non esageriamo che... Allora, li ho trovati, ma guarda, se sei gentile poi prendi 2,50 euro. Quanto prendo qualcosa anch'io. Buongiorno amore. Ma come cazzo fai ad avere il mio numero? Cosa? In che senso? Chi è che sbaglia? Lui che dice buongiorno amore o lei che dice chi cazzo sei? Ma che cosa è successo qua? C'è un retroscena che vorrei sapere. Molto. Ma te rendi conto? Questo si fa vedere in giro con quella. Boh. Ma tutto torna per fortuna. Karma. Io so carmissima. Va bene. Ok. Sì. Ok. Basta con queste cose con l'accento romano. Ciao, faccio i video divertenti. Parlo tutto così perché fa ridere, cazzo.
Ah, XD, porca puttana, parlo in romano. No, siete rotti i coglioni. I coglioni sono rotti, frantumati, scrunch scrunch. E che cazzo. Oggi sei scappata prima che riuscissi a darti un bacio. Sono scappata apposta per quello. E ride pure. E che cazzo. Ma perché? Ma perché lui? E perché lei? Ma che cos'è la fiera del disagio questa? Ma raga, ma datevi una sveglia ogni tanto. Si risponde ai messaggi, eh? Ero uscita e avevo il ciel quasi scarico, scusa. E certo, ora dovrei perdonarti? Sto con le mestre, non so se ti conviene discutere. Non ho paura. Boom, tornato single così in tempo zero, facile e veloce. Almeno sai, morirà da uomo fiero e forte. Se n'è andato col botto, ma veramente, cioè il botto vero. La prima volta che il mio fidanzato mi ha detto ti amo, ho capito andiamo. Mi sono staccata dall'abbraccio e mi sono infilata la giacca. Beh, è finita bene, devo dire. Amore, ti amo. Ah, ce ne stiamo andando, bella, grazie, ci vediamo domani. Cosa ho fatto di male? Oh no. Ciao, siccome ho rotto il telefono ho perso tutti i numeri, rinviami il tuo. Ma aspetta, tu non avevi il mio numero. Dettagli, ci sentiamo su WhatsApp, bella. E fu così che lei non rispose e fine di questa burla divertente. Ah, che ridere, le ha spillato il numero e ora non la sentirà comunque. Che meme, scimmietta scimmietta, criceto criceto, sorriso sorriso, cuore faccina sorridente. C'è da dire che questa conversazione, se hai oltre gli 8 anni più o meno, non dovresti averla. Però, wow, brutto, abbastanza doloroso da leggere. Lui è un fesso, però, cazzo, che male. Ho fatto una cazzata, mi sa che è la stessa che ho fatto anch'io. Anche tu mi hai fatto le corna? No, Cristo, io intendevo che ho sgarrato con la dieta. Ai, brutto, doloroso. Anche tu mi hai fatto le corna. Ah, ma veramente non ho dato da mangiare al gatto. Cosa, scusa? No, niente, sai, le corna, quelle dolci, siamo a Natale, no? Portati un bel vestitino per martedì sera, mi raccomando. Perché? In genere sono vestita male? No, adesso una molla. No, vaffanculo, vaffanculo. Cosa vuol dire? Di solito mi vesto male. Ho detto portati un bel vestito, non rompi i coglioni. Sta cosa che devo fare le offese a tutti i costi perché mi offendi, ah, vaffanculo. Meglio se non ci sentiamo più. Per sempre? Sì, oggi. Ehi, qui c'è il gioco divertentissimo. Chi è la tipa dei due? Non so perché, ma ho quasi l'impressione di saperlo. Non so. Mi manchi da morire. Non riesco a perdonarmi per ciò che ho fatto. Ti prego, dammi un'altra possibilità. Ti prego, amore, sto male. Non mangio da 3 giorni. Perfetto, ora puoi fare il bagno. Che cattiveria, raga. Questa risposta è il gelo, la morte, la distruzione dell'universo e di tutto ciò che è santo. Perfetto, ora puoi fare il bagno. Cosa puoi fare? Ti metti a piangere in un angolino e basta. Stai zitto. Terrificante. Mi ha fatto piacere vederti ieri sera. Bene, bene. Vorrei dire che ha fatto piacere anche a me, ma sono una persona onesta. E sei anche stronzo. Sei una persona del cazzo, in poche parole. Ok, essere sinceri, non mi piaci, è stata una bella sera. Non XD, adesso ti insulto perché poi mando lo screen alla pagina. Meritate di stare soli a vita. Coglioni. Perché mi hai mandato la foto di una pallavolista? Volevo iniziare con una battuta. Haha, che meme. Cazzo, ora sì che la scopi. E invece, Seghino. Woo! Devi sapere che io adoro lo shopping. Devi sapere che io non posso permettermi nemmeno il caffè la mattina. Beh, è un incipit geniale questo. Più che altro farsi pagare lo shopping. Cioè, ragazzo, vi vede. Che siamo dei bancomat. Oggi ho comprato una Porsche. Tieni, amore, ecco 40.000 euro. Cazzo di Porsche compri con 40.000 euro poi. Vabbè. Now drop the bass. Quindi ragazzi, per il video è tutto. Mi raccomando, se vi è piaciuto lasciate un bel mi piace, un commento, iscrivetevi, passate dei social. Per il video è tutto. Un saluto da Albert. Ci si becca al prossimo video. Bella lì.